Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai giudei: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Quanti di voi hanno visto il film The Martian con Matt Damon? Qualcuno, magari fra i più giovani, l'ha visto? Chi l'ha visto? Nessuno? Nessuno l'ha visto? Qualcuno alza timidamente la mano. È un film meraviglioso, bellissimo, ve lo consiglio. Da un paio di settimane. Bravo Cesare, tu l'hai visto. Voi Chirichetti l'avete visto? No. Vi consiglio di vederlo, è molto bello. Racconta, non vi racconto tutto il film ovviamente, però racconta questa vicenda immaginaria, non è successo davvero, di una come si dice, un gruppo di astronauti, come si chiama un gruppo di astronauti? Un equipaggio, grazie, un equipaggio di astronauti che parte per andare su Marte e provare a colonizzare il pianeta rosso. Ovviamente è una storia inventata, non c'è mai stato l'uomo su Marte, anche se qualcuno scende dal cinema quando eravamo andato a vederlo diceva: ma sai che è tratto da una storia vera? Ma vi pare che è mai stato l'uomo su Marte? Non siamo ancora mai stati, non può essere una storia vera. Ma è raccontato così bene che sembra una storia vera. E succede che appena sbarcano su Marte, appena l'equipaggio sbarca su Marte, arriva una tempesta di sassi, venti furiosi a 200 km all'ora. Devono ripartire in fretta e furia, ma uno di questi astronauti, Matt Damon appunto, il personaggio interpretato da Matt Damon, resta su Marte, sommerso da una montagna di sassi, e tutti pensano che sia morto. Solo che lui non è morto e rimane da solo su Marte. Lui è un botanico, era nell'equipaggio proprio per cercare di trovare modi per rendere coltivabile il suolo marziano e quindi provare ad aprire qualche colonia che possa autosostenersi coltivando il suolo di Marte. E quindi lui, che è botanico, quando stanno scarseggiando le risorse alimentari, inizia a cercare di coltivare delle patate per avere qualcosa da mangiare. E c'è una scena bellissima, che è il motivo per cui vi ho chiesto se avete visto questo film, non è che adesso facciamo il cineforum. C'è una scena bellissima in cui da questa terra iniziano a venire fuori dei germogli. I suoi sforzi, i suoi studi, la sua disperazione ormai, che se non viene fuori qualcosa sta per morire di fame, lo portano a esultare di fronte a questo germoglio che viene fuori dalla terra. E quando tira fuori le prime patate, le guarda e dice: ehi, ciao, e saluta. Questo ehi ciao è un'immagine meravigliosa di quello che noi chiamiamo, in maniera un po' difficile da comprendere, vocazione. Oggi celebriamo la giornata di preghiera per le vocazioni. Ma che cos'è questa benedetta vocazione? Perché uno, quando sente vocazione, pensa subito al prete e alla suora. Normalmente, vocazione è fare il prete o fare la suora. Qualcuno dice no, è anche sposarsi. Ma anche così è molto riduttivo. La vocazione che il Signore semina nel nostro cuore non è a fare qualcosa. Sapete, nel Medioevo i figli dei fabbri facevano i fabbri, i figli dei contadini facevano i contadini. E allora uno pensa che la vocazione è ricevere un incarico e portarlo a termine.
ma forse dal Medioevo siamo un po' venuti fuori, no? E anche il nostro modo di intendere il rapporto col Signore è cresciuto con noi. E ci siamo accorti che la parola vocazione non è riferita a qualcosa da fare, ma forse a un modo di essere, a un modo di vivere, a una scelta di come sto di fronte alla vita, di fronte a questo mondo. A una scelta di dire, ehi, ciao, a chi mi si presenta davanti la mattina, alle gioie di ogni giorno, alle fatiche che ogni tanto incontriamo, alla parola che Dio ci rivolge, al desiderio profondo di una vita bella e felice. Il Signore semina nel nostro cuore sentieri di gioia e scegliere di percorrerli, quello è la vocazione. Nel Vangelo di oggi Gesù usa questa immagine molto bella del gregge, solo che noi quando pensiamo al gregge pensiamo normalmente a qualcosa di lontano dalla nostra esperienza, o al massimo ai pecoroni che fanno tutti la stessa cosa, che si assomigliano tutti in maniera indistinguibile. Ma il gregge che ha in mente Gesù è molto diverso. Parla di pecore che ascoltano e che sono conosciute una per una. Mediamente le pecore non ascoltano, sentono, certo, se c'è il rumore di un predatore sentono il rumore e cercano in qualche modo di mettersi al riparo. Non è che ascoltano, non è che puoi fare una conversazione con una pecora. Magari qualcuno lo fa, in quel caso magari troviamo uno bravo con cui fare due chiacchiere, ma mediamente non si fanno grandi conversazioni con le pecore. E invece le pecore di cui parla Gesù sono pecore che ascoltano, sono pecore che vengono conosciute dal pastore, sono pecore che ricevono la vita eterna. Il modo di stare di fronte al Signore è molto diverso rispetto a quello che avevano pensato fino ad allora coloro che lo ascoltano, perché il Signore non ti chiede di fare qualcosa, il Signore non ti mette nelle condizioni di dover decidere se fare quello che vuole Lui o fare quello che vuoi tu, ma ti mette nella possibilità di dare respiro, di dare spazio a quei desideri profondi, veri, che ci sono nel tuo cuore e che iniziano dal guardare la vita e dire, ehi, ciao, ehi, ne vale la pena, io desidero essere felice e c'è un lavoro che scelgo di fare e che c'è una persona alla quale scelgo di legare la mia vita e c'è un modo di stare al mondo che mi permette di dare senso, verità, profondità a questo modo di essere felice. Lì c'è Dio, lì c'è la relazione con il Padre che ti conosce e conosce quello che c'è nel tuo cuore in profondità. A volte però l'annuncio che noi diamo di questa verità che abbiamo scoperto rischia di essere particolarmente soporifero. È bellissima l'immagine di questa prima lettura di oggi, degli Atti degli Apostoli. Avete sentito? Paolo inizia a parlare e va avanti a parlare fino a mezzanotte. Si erano ritrovati per la cena, a quei tempi si spezzava il pane per ricordare l'ultima cena di Gesù, la celebrazione della messa che facciamo anche noi oggi, alla sera, proprio per commemorare il fatto che era avvenuta di sera alla cena. E Paolo stava per lasciare la Grecia e tornare indietro a Gerusalemme, e quindi l'ultima sera che passa con questa comunità inizia a raccontare della storia di Gesù, della sua vita, dei suoi detti, dei suoi miracoli, e va avanti a parlare, va avanti fino a mezzanotte. Adesso noi non saremo qua fino a mezzanotte ovviamente, però è interessante quello che dice Luca, che questa comunità resta lì ad ascoltare Paolo perché ha qualcosa da dire di significativo. Sta dicendo ai greci: guardate che gli dèi che voi avete in mente, per i quali c'è già pensando ai quali credete che la vostra vita abbia già un destino segnato, sono diversi dal Dio di cui ci ha parlato Gesù. Gesù ci parla di un Dio che ti rende libero, che ti fa guardare la vita e ti chiede come la vuoi vivere. Sei tu a scegliere. Non c'è un destino già segnato come pensavano le mitologie greche. Non ci sono i capricci degli dèi che si servono degli uomini per la loro felicità.
ma per mostrarci il suo grande amore. Dio è addirittura morto per noi ed è risorto per dirti: la libertà dei figli di Dio supera anche la morte. E mentre Paolo parla, questo giovane Eutico, che è seduto sulla finestra, adesso poteva scegliere di sedersi anche in un luogo un po' più sicuro, lui era proprio sulla finestra, si addormenta e vola giù dal terzo piano. E uno dice: ma Luca, l'evangelista che ha scritto gli Atti degli Apostoli, ma perché hai raccontato sta storia? Perché negli Atti degli Apostoli racconti di questo giovane che è seduto sulla finestra e mentre Paolo parla e non la smette più di parlare, si addormenta, vola giù e muore? Poi la vicenda va avanti dicendo che Paolo riesce a pregare su di lui, lo abbraccia, questo gesto bellissimo, il giovane torna in vita e Paolo riprende a parlare fino all'alba. Non ha capito la lezione, va avanti a parlare fino all'alba. Ma perché racconta questa cosa? Forse Luca ci mette in guardia e ci dice: guardate che a volte potreste avere anche cose interessantissime da dire, verità fondamentali, ma che rischio che corriamo di fronte a questo senso di vita soporifera che vivono tanti giovani, una vita che spegne i sentimenti, che riduce tutto ai 30 secondi, ai 20 secondi dei video corti, dei reel sui social o di frasi botta e risposta, quando non c'è tempo di andare in profondità, quando devo trovare qualcosa per mettere in silenzio la vita, per poter non rispondere. È raro oggi che un ragazzo telefoni, normalmente si mandano i messaggi, perché almeno quando ricevo il messaggio ho il tempo di non dover rispondere subito, perché non sono pronto a lasciarmi interpellare dall'altro, ho bisogno di pensarci. E se qualcuno mi telefona, io che cosa faccio? Vado in crisi, vado in panico. E noi come comunità adulta come ci lasciamo interpellare da questo senso un po' di anestesia, un po' soporifero della vita di tanti giovani? Come siamo capaci di annunciare che la vita si può affrontare di petto, si può affrontare con entusiasmo, non bisogna aver paura delle sue interpellazioni? Come siamo capaci di mostrare che vocazione è avere il coraggio di scegliere la gioia, di scegliere la felicità? Perché spesso moltiplichiamo le parole e così facendo aumentiamo il senso di sonnolenza. Forse quello che ci viene chiesto è di iniziare a essere testimoni di questo senso di bellezza, di questo saluto che è il Dio che per primo rivolge a noi, che quando ci vede aprire gli occhi al mattino, felici per qualcosa che è successo, tristi per un dolore che stiamo attraversando, spaventati per una scelta che dobbiamo prendere, ci guarda e ci dice: ehi, ciao, guarda che io sono con te, guarda che io ti conosco, guarda che io vengo da te con una vita che non finisce. Non avere paura di affrontarla. Nella tempesta io sono sulla barca con te, nella morte io ci sono già passato, nel tradimento io l'ho subito, nella solitudine io ci sono stato, nella gioia delle feste, dei giorni lieti, delle promesse fatte da un uomo o una donna per sempre, io ci sono passato, io sono qui con te. E questo nostro riconoscere che Dio è con noi ogni giorno non serve dirlo, forse serve testimoniarlo. Chiediamo al Signore di essere nel suo gregge in questo modo, non nel modo di chi ha delle cose vere da dire e deve dirle per forza e guai se non mi ascoltano, ma di chi trova il coraggio di vivere questa relazione e di mostrarla senza avere troppe parole da dire, come ci suggeriva San Francesco, lo diceva spesso ai suoi frati: andate e annunciate il Vangelo, se serve anche con le parole.